Il Milan, che è esso stesso una famiglia, le famiglie le conosce bene. Non solo la dinastia, come quella dei Maldini, con il patriarca Cesare, il figlio Paolo e il nipote Daniel. Il Milan ha vinto con i padri e con i figli, come nel caso degli Antonelli e dei Ganz. Ma poi ci sono stati, e ci sono, i fratelli, come i tre Maldera, da Gino ad Aldo, passando per Attilio, ma anche come i Costacurta, Alessandro Billi, padre della patria, e il fratello Lodovico, tecnico delle squadre giovanili. Nomi lontanissimi nel tempo, andiamo ormai all'inizio del secolo scorso, sono stati anche quelli dei Cevenini, fratelli rossoneri. Un secolo dopo, fra la cantera e la prima squadra, hanno fatto le loro apparizioni rossonere anche gli Aubameyang, gabonesi, partendo da Catilina e arrivando a Pierre, passando per Willy. Oggi c'è un caso totalmente nuovo e diverso. Pierre Kalulu gioca nel Milan, ma anche i suoi fratelli sono calciatori professionisti, Aldo e Gedeon, anche se non in rossonero e non a Milanello. Fratelli a cui Pierre è legatissimo e che sente e segue appena può. Il primo, attaccante, Aldo, classe 1996, è francese ma naturalizzato congolese. Il secondo, difensore, Gedeon, classe 1997, è congolese e nazionale congolese. Il terzo, Pierre, classe 2000, francese, è difensore del Milan, con all'attivo numerose presenze nella nazionale Under 21 francese. La persistenza può trasformare il fallimento in risultati straordinari. È il messaggio che caratterizza Pierre Kalulu sui social. Sorriso semplice, il classico bravo ragazzo. Non ha grilli per la testa, si concede solo una passione naturale per il fashion, per la moda, tanto che gioca nella città giusta per coltivarla. Pierre Kalulu parla poco, si allena con grande determinazione. Ha una tecnica non banale, ha ottime doti atletiche e una personalità spiccata. Quando si infortuna, tutti al Milan gli stanno assolutamente vicini. In Francia lo hanno paragonato anche a Nelson Semedo, importante difensore portoghese del Barcellona. Kalulu, con il Lione, ha fatto tutta la trafila nel vivaio, indossando anche la fascia di capitano della squadra Under 19. Nella stagione 2019-2020, Kalulu ha collezionato 16 presenze in Youth League, la Champions League giovanile, in cui il Milan, sia nel 2023 che nel 2024, ha raggiunto le Finals di Nyon. La squadra italiana che ha incrociato per prima Pierre Kalulu è stata l'Atalanta a livello primavera, che lo ha affrontato negli ottavi di finale della Youth League, 3-3 dopo i 90 minuti e vittoria del Lione ai rigori sempre nella stagione 2019-2020. Per il suo debutto, Pierre ha seguito le orme dei fratelli maggiori, esordendo al centro di formazione dell'Olympique Lione. Ha fatto parte della generazione dei bambini scomparsi, in Francia li chiamavano così, i talenti su cui tutti mettevano le mani sul fuoco, ma che poi si sono persi, come può accadere per le ampie e varie strade del calcio. I vari Maxime Cacré, Guairi e Melvin Barr, nomi e cognomi ben noti a tutti coloro che conoscono i tratti più puri del calcio giovanile francese. Ma per tornare a Pierre, lui era un big, un top della squadra youth, la primavera del Lione, quando si è scatenata la tempesta degli affetti, delle ambizioni e delle occasioni mancate. Nel momento in cui Pierre stava pensando se legarsi contrattualmente o meno al Lione a livello di prima squadra, è arrivata l'attenzione del Milan e di Paolo Maldini su di lui, proprio nel momento in cui mancava lo sbocco della convocazione in prima squadra a Lione. E allora niente firma in Francia, ma alla fine al Milan, a Milano. Non una scelta semplice, non un fatto di comodo, ma una sfida lanciata e accettata al tempo stesso. No alla zona di comfort del Lione, sì al sogno milanista. Si sarà consigliato con gli altri della famiglia Kalulu, Pierre, al momento di fare questa scelta? Certo che sì. Per affetto e rispetto innanzitutto nei confronti dei genitori, ma anche per confrontare sensazioni e situazioni con l'esperienza dei suoi fratelli calciatori più esperti, Aldo e Gedeon, Pierre e i suoi fratelli. Da piccolo, le sere che sia europeo, il sabato, domenica, quando giocava, tutti i weekend sembrano il calcio. Ma non sembrano, erano il calcio. E poi questa cosa ti guida tutto fino ad oggi. Allora, tra il padre che ovviamente conosce tantissimo, i fratelli che conosco anche tantissimo, ho già almeno tre partite a guardare 90 minuti ogni settimana, poi di più. E allora, anche che sia
la madre o piccolo fratelli conoscono tutto. Quando parlo così è vero, ma è la mia vita che è così, allora per me è una cosa normale. Nato a Lione il 21 gennaio 1996, Aldo Calulu ha trovato la scarpa giusta per i suoi piedi, quella del bomber. Fino alla stagione 2022-2023 è stato titolare indiscutibile dell'attacco del Sochaux. Il maggiore della famiglia Calulu ha giocato 111 partite ufficiali con la maglia della squadra della Borgogna. Originario puro di Lione, Aldo Calulu è stato convocato 6 volte dalla nazionale congolese. Dopo aver giocato nel 2015 la sua prima partita da professionista con la maglia del Lione contro il Lille, in seguito era stato utilizzato molto poco da Bruno Genesio, l'allora allenatore del Lione. Le cose del calcio poi però si sviluppano molto velocemente. Prima un anno al Sochaux Montbéliard in Ligue 2, dove diventa capocannoniere del club con 12 gol e viene eletto giocatore dell'anno. Tra i tifosi cresce una grande considerazione nei confronti di questo attaccante, tanto che viene richiesto anche dall'estero. Nel 2018, mentre Aldo Calulu, il fratello di Pierre, giocava in Svizzera con la maglia del Basilea, i tifosi avversari dello Zurigo gli lanciarono contro una buccia di banana. È stata un'esperienza dura, forte, con il club svizzero dello Zurigo che all'epoca aveva condannato i suoi stessi tifosi che avevano lanciato quella banana contro Aldo, che era andato semplicemente a battere un calcio d'angolo durante una partita di calcio in campionato fra le due squadre. Lo Zurigo ha ammesso che la banana proveniva dalla parte dello stadio St. Jacob Park occupata dai suoi tifosi. Un caso clamoroso, un'esperienza di vita. Una carriera che è continuata, quella di Aldo Calulu, fino alla stagione 2023-2024 con la maglia del Partizan di Belgrado. Contratto fino al 2026, nella sua prima stagione in Serbia, Aldo si è ritrovato a lottare per il titolo contro gli eterni rivali della Stella Rossa. Derby eterno, Vecchi Derby. E questo è il nome delle sfide fra Stella Rossa e Partizan, sia al Maracana sia nello stadio del Partizan. E in questa sfida, che è sportiva, calcistica, ma anche storica, sociale, politica, Aldo Calulu ha segnato il 9 marzo 2024. Proprio lui aveva portato in vantaggio 2-1 il Partizan con un suo gol prima del 2-2 finale fra la sua squadra, scesa in campo nel derby di Belgrado da capolista, rispetto alla Zvezda, la Stella Rossa, che era seconda con un solo punto di distacco. Un gol nel derby di Belgrado da parte di suo fratello, una prodezza che a Pierre ha fatto molto, molto piacere. Ho avuto la fortuna di vedere la sua partita dell'andata del derby, da qui, e... bellissimo, perché da vedere così loro vivono il calcio un po' come qui in Italia, tipo con molto passione, molto, forse troppo passione, ma seguono tantissimo e anche dentro la città, come si vedeva, sono veramente tipo i veri eroi di questa città e la rivalità è molto grande qui. Allora ho seguito anche questa partita, felicissimo che il Partizan ha vinto, ma sarà ancora difficile fino al campionato e speriamo che se vincono possono andare in Champions. Allora sappiamo mai. Gideon, invece, è il meno lionese dei fratelli Calulu. E c'è stato un momento in cui lui e suo fratello Aldo hanno avuto addirittura l'occasione, nel 2022, di giocare insieme nella stessa nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Ma Gideon Calulu si era infortunato agli adduttori in quell'occasione e non poteva essere in grado di rispondere alla convocazione. Nato anch'egli a Lione, Gideon è il secondo figlio di Calulu ad essere e diventare un calciatore professionista. Passato come il fratello maggiore Aldo dal Saint-Fons, dove entrambi hanno esordito nel calcio, il giovane e versatile difensore destro non ha vissuto lo stesso percorso di Aldo. È entrato a far parte del centro di formazione dell'Olympique Lione, Gideon Calulu, prima di firmare il suo contratto professionistico, il primo, il 19 aprile 2017. Sfortunatamente non gli è mai stata data la possibilità di mettersi in evidenza in prima squadra. Nell'estate del 2018 allora è andato a fare una stagione in prestito al Bourg-en-Bresse, nel campionato National, la terza serie francese, dove ha finito per giocare quasi 21 partite, rivelandosi una scommessa vincente. Fin dall'anno successivo, il 2019, firma gratuitamente con l'Ajaccio in Ligue 2. Le prime apparizioni di Gideon Calulu con il club corso si concludono con l'apoteosi, come conferma il suo primo gol da professionista
durante la 16ª giornata di Ligue 2 contro lo Chambly. Gedeon Kalulu diventerà un vero e proprio pilastro della difesa corsa dell'Ajaccio, giocando un ruolo importante nell'ascesa del club in Ligue 1. Ma dopo 3 anni trascorsi in Corsica, sull'Isola Bella, Gedeon ha avvertito il richiamo del calcio continentale andando in Bretagna, a Lorient, dove nel corso del 2024 ha vissuto tappe e momenti molto importanti. A livello di Nazionale A, con 15 presenze nella Repubblica Democratica del Congo, Gedeon è il giocatore con più gettoni in nazionale fra i tre fratelli Kalulu. Ma il rossonero Pierre non è certo geloso di questo, anzi, all'unico milanista dei Kalulu fa tanto piacere parlare dei suoi fratelli, Gedeon compreso. Lui ha fatto la Coppa d'Africa con il Congo, si sono fermato in semifinale contro le Costa d'Avorio, ma il loro percorso era top. Top per questa squadra. L'ho seguito tantissimo, fa bene. E con l'Orient si sono rimesso un po' a posto dopo un inizio di stagione un po' difficile. E ci seguo anche normale. Tantissimo sicuramente, ma è così, è il sangue che devi seguire.